Nuovo anno, ben ritrovato, vecchi problemi. Assolutamente così. Come hai passato il periodo natalizio? Peggio di così non si poteva fare, così. Una noia mortale, però devo anche dire che alcuni momenti, diciamo, piacevoli, strano a dirsi, ma con mia moglie. E con i nipotini, anche se non si può dire... I nipotini mi rompono un po' i coglioni. Non si può dirle nonno, Sì, no, la parola nonno sta male. Sì, poi sono carini, eccetera, ma dopo 5 minuti io non ne posso più. Invece con mia moglie riesco a sopravvivere. So che ci guarda anche ogni tanto. Sì, ci guarda, infatti ne parlo bene proprio. Esatto, perché... dobbiamo misurare le parole. Certo. Senti, ma però ti stai divertendo... Ma però non si dice... Però ti stai divertendo... Abbiamo fatto anche un titolo noi con Ma però. Quando l'ho visto mi è venuto un infarto. Chi l'ha fatto? Non ho indagato. E io mi sono corretto perché subito. Perché se no andrei via... È incazzato come dicono a Bergamo di Manu, cioè di Manu. Quello è l'ABC, sì. A me mi è scappato, sì. A me il doppio, a me, doppio mi, avversativo a me mi, ecco, fantastico. Ma però, andiamo, ma poi bene. Anche ma poi, cioè, poi o mai, oh, da buon veneto ho bevuto un garpino, direttore. Sbaglio, vabbè, dico, ti stai divertendo questo periodo con la storia delle banche? Si divertono, sì, un po' meno, sì, i risparmiatori, sì, sì. Quelli devo che dire che sono anche molto irritato, perché mi sono chiesto, noi italiani, il nostro governo che ha appena cominciato, diciamo così, la sua attività, si è già macchiato di un peccato mortale, cioè deliberare di versare 8 miliardi nostri, dei cittadini, certo, casse dello Stato, quindi casse dei cittadini, a una banca, il Monte dei Paschi di Siena, che ha un buco nel proprio bilancio spaventoso. Nessuno è mai riuscito neanche a quantificare, diciamo, l'ammanco. Dare questi soldi senza prima aver fatto chiarezza. Che cosa intendo dire per chiarezza? La banca sta andando alla deriva, è sul punto del fallimento. Per quale motivo? Con tutti i soldi che gli italiani versano nelle banche. Ebbene, abbiamo scoperto con stupore e anche rammarico che i signori che hanno amministrato la banca, mi riferisco ai banchieri, non tanto ai funzionari, certo, che operano gli sportelli, è evidente, hanno prestato dei soldi anche ai poveracci che magari vanno a chiedere un mutuo di 50.000 euro per pagarsi il monolocale dove vivere. E dopodiché magari questi poveracci, non tutti per fortuna, hanno perso il lavoro e non hanno potuto pagare la rata del mutuo per qualche mese. Dopo 3-4 mesi l'appartamento ipotecato sempre dalla banca è stato dalla banca stessa sequestrato, perché per effetto dell'ipoteca è sequestrato. Quindi il poveraccio ha perso l'appartamento, ha perso tutti i soldi che aveva versato in precedenza ed è rimasto sul lastrico. Quello va bene, è stato fatto. Ma il grande buco della banca non è stato fatto da questi quattro poveracci, bensì da signori, e sono 600 signori, che hanno ricevuto complessivamente 22 miliardi, che è una cifra che è fuori dalla nostra portata. E questi signori che hanno ricevuto 22 miliardi non hanno restituito una lira. Mi domando che tipo di garanzie avevano fornito alla banca nel momento in cui hanno ricevuto questo prestito. E ti rispondi, erano amici o amici degli amici? E non li hanno più restituiti. E le banche non hanno, le banche, nel caso specifico il Monte dei Paschi di Siena, non ha svolto alcun procedimento giudiziario nei confronti dei debitori affinché i debitori stessi restituissero la somma. Niente. Quindi il poveraccio che non è riuscito a pagare il mutuo perché ha perso il lavoro, ha chiuso l'attività, l'ha preso in saccoccia. L'ha preso in saccoccia, è stato strangolato dalla banca. Ha portato via la casa e l'ha messa all'asta e queste robe. Chi ha rubato, perché poi alla fine parliamo, diciamo, usiamo le parole semplici, ha rubato, ha preso. Anche perché c'è gente che va in giro in giacca e cravatta, sì, mille yacht, Jaguar, automobili. A questi qui non è stato fatto niente, non è stato torto un capello. Allora io mi domando, lo Stato può dare dei soldi a una banca che ha usato così male i soldi dei risparmiatori? A me sembra una bestemmia.
E quindi vorrei che lo Stato, prima di versare dei soldi per ripianare dei bilanci disastrati, facesse chiarezza, pubblicasse l'elenco degli insolventi, dei debitori, nome, cognome e cifra. Dopodiché si può ragionare. Però sai che nonostante ci sia in mezzo aiuto di Stato, quindi i soldi che, nostri, no? Questi rompono le palle con la privacy. Ma cosa c'entra poi la, scusa, no, anche lo so io, la privacy non c'entra, perché noi adesso per versare questi 8 miliardi andiamo a pescare nelle casse dello Stato, che sono soldi pubblici, non privati. Per cui cosa c'entra la privacy quando ci sono... No, ma sono loro che rompono i coglioni con sì, la privacy. Ma, noi abbiamo interpellato dei legali, degli avvocati, dei magistrati e tutti ci hanno detto che la privacy in questo caso non c'entra. Chi è debitore deve essere regolarmente sputtanato. Oh, bello. Perché se, che sarà l'unica soddisfazione che ci toglieremo. L'unica. Che vi toglierete voi che fate sta battaglia. Sputtanarli è l'unica soddisfazione, perché tanto poi stanno impuniti. E poi andrebbero anche sputtanati i banchieri, che hanno deciso di dare dei soldi a gente che non li poteva restituire o che non li voleva restituire. Questi banchieri che hanno sperperato miliardi e miliardi, pagano o non pagano? Perché se tu giornalista dici una sciocchezza e vieni querelato, vai in tribunale e paghi e addirittura rischi la galera. Questi signori che si sono mangiati miliardi e miliardi non rispondono neanche delle loro malefatte. Capisci che io sono imbufalito. Certo, ma è sta battaglia che hai andrà iniziato avanti. Tu con lì. Vogliamo non i nomi. Non muoveremo, hai detto, sì. Promessa ai lettori. I nomi dalla A alla Z, tutti? Tutti, li vogliamo tutti. Attenzione, adesso stiamo parlando del Monte dei Paschi di Siena. Poi ci sono le banche venete. Il problema è lo stesso, il metodo è lo stesso, quindi... Anche tutto il sistema bancario deve essere messo sotto osservazione dalla giustizia. La magistratura, che è sempre così severa e puntuale nel perseguire anche chi sinceramente magari non meritava, ma perché invece trascura questi miliardari a sbaffo? Questi miliardari che hanno portato via i soldi dei risparmiatori, di coloro che hanno depositato i loro denari al Monte dei Paschi di Siena e anche hanno depositato in altre banche. Noi adesso non facciamo l'elenco, però lo sappiamo. Sono le soliti noti. Ma l'ABI, che è l'Associazione Bancaria Italiana, ha detto al Monte dei Paschi, dai ste liste, no? Pubbliche. Ci è venuta dietro, perché prima è stato libero a denunciare questa cosa, dicendo fuori i nomi dei bidonisti. Titolo, fuori i nomi dei bidonisti. Il giorno dopo Patuelli, giustamente, si è accodato a noi e ci ha supportato nel chiedere la pubblicazione, la divulgazione dei nomi dei furfanti. Bene. Ma deve insistere, perché lui è il presidente di tutta questa baracca e anche, diciamo così, sia la magistratura e sia il governo. Il governo, prima di portarci via altri 8 miliardi per darli alla banca, non si sa bene a che titolo, faccia chiarezza su chi ha preso quei soldi. E poi soprattutto si cerchi di riaverli, perché se io ti presto dei soldi, poi cerco di riaverli. Se tu non me li restituisci, ti faccio causa. Ma soprattutto se io non te li restituisco, non mi faccio vedere in giro e mi nascondo, ecco. Perché mi vergogno. No, invece questi non conoscono la vergogna. Se ne fottono, capisci? Perché secondo te ci saranno delle belle sorprese in queste liste? Credo proprio di sì, credo proprio. Da notare che sono tutti coloro che hanno ricevuto questi soldi, sono tutti proprietari di aziende, per cui non figurerà mai il loro nome Pasqualino Brambilla, figurerà SMS, sai, quei nomi delle aziende, quelle sigle lì, per cui... ma facciamo i giornalisti, siamo in grado. Però siamo in grado di risalire, facendo delle visure camerali, andiamo a vedere chi sono i soci di queste aziende e li sputaniamo tutti, perché vanno sputanati. Perché hanno commesso delle scorrettezze enormi a danno dei cittadini, cioè alle tasche dei poveracci.
Ma non è che ci troveremo solo le liste dei poveracci la cui casa o la cui azienda è andata all'asta? Sì, ma quelle gliele infiliamo in gola. Fantastico. Sì, sì, per l'amore. Mi sembra proprio bello. No, no, siamo determinati perché è un'ingiustizia enorme, mastodontica. Non possiamo tollerare. Ne vedremo delle belle. Insomma, il tema è diventato d'attualità a livello nazionale. Adesso ci marciano tutti. E adesso vediamo. Ha cominciato Libero, ha cominciato Feltri. Sì. Ci abbiamo provato, speriamo di andare avanti. Senti, facciamo un attimo il punto su tutti questi qua della politica. Gentiloni, come lo vedi? In queste, a parte sta roba di dare i soldi alle banche senza chiedere... Sì. Sì, Gentiloni qui ha dimostrato una superficialità che non mi sembrava fosse roba sua, sinceramente. Beh, chiaro. Pensavo fosse un po' più prudente. E invece col suo governo ha deciso di dare dei soldi a una banca senza capire bene per quale motivo gli debba dare, perché poi una banca non è capace di fare la banca, chiuda la banca. Semmai poi cercheremo di rimborsare qualche soldo a chi ce li ha persi. Però vabbè, a parte questo, il governo Gentiloni va avanti così, insomma, per forza d'inerzia. E Gentiloni è un personaggio sbiadito, è una fotocopia bruttarella di Renzi, credo. Però è un po' presto per giudicarlo, è appena da un mesetto lì, un mesetto. Renzi è tornato a Roma ieri, sì. è tornato negli uffici del PD con delle belle idee chiare. Beh, sai, lui è il segretario del PD, quindi legittimamente... Ci ha pensato un attimino lì. E... Non capisco perché sia così insistente nel volere le elezioni anticipate quando non esiste una legge elettorale che sia, diciamo, applicabile alla Camera e al Senato. Quindi se non c'è la legge elettorale non vedo come si possa tornare a votare. Io non so. Beh, insomma, è un... Lui poi ha fatto delle stupidaggini adesso. Io non ho antipatia per Renzi, non sono mai stato renziano perché io sono sempre stato di destra, insomma, tanto per capirci. Contrariamente a quel che dice qualche... Sì, mi dicono che sono renziano, sì. No, io diciamo che non ho un'ostilità preconcetta nei confronti di Renzi. No, io però, ti conosco da tempo, sì, no? Perché cioè, poi si butta in giro la cosa che tu sei renziano, no? Renziano. Io ti conosco da tempo, abbiamo parlato ore e ore su ore, mi è sempre sembrato uno spirito critico. E anche adesso sto per dire una cosa che... alla quale forse ha pensato lui stesso. Allora, lui pensa di abolire il cosiddetto bicameralismo, cioè avere due rami del Parlamento, la Camera e il Senato, che fanno le stesse cose. Lui ha pensato, giustamente, di abolire il bicameralismo, cosa della quale si discute da anni, perché anche 20 anni fa si diceva basta con il bicameralismo. Ho capito, ma allora abolisci un ramo del Parlamento, vuoi abolire il Senato, lo abolisci del tutto, lo cancelli, basta, fine. E al posto del Senato ci fai un bel hotel a 5 stelle, così anche Grillo non rompe i coglioni. Esatto. 5 stelle. Poi magari ci mettiamo gli immigrati. Gli immigrati, così stanno bene, non ci accusano di non saper ricevere gli ospiti ecco. Indesiderati. Cioè, vabbè. E invece Renzi ha abolito il Senato, ma appena appena. Cioè ha fatto un gran casino, dice aboliamo il Senato ma ne mettiamo un altro che non si è mai capito come potrebbe funzionare, io non l'ho capito. No. E pensa che al mio paese passo anche per essere uno sveglio, non ho capito, io figurati i miei compaesani, no? E quindi l'errore fondamentale di Renzi è stato questo, lui se fa una riforma deve fare una riforma che la gente capisca al volo in che cosa consiste, invece lui non è stato in grado di farlo e ha perso. Sospettavo che avrebbe perso e dopo che non solo lui ha perso, ma anche in modo preliminare ha detto se perdo me ne vado a casa e poi è stato anche di parola, se n'è andato a casa. Anche adesso che se n'è andato a casa tutti lo insultano, ma non c'è più. No, non c'è più, lasciatelo perdere. Tornerà, non lo so. L'uomo, diciamo così, ha fatto degli errori, però nel PD, nel Partito Democratico, se vogliamo essere sinceri, io non trovo un altro personaggio del suo livello che possa prendere in mano il partito, perché i vecchi ormai
hanno perso la partita, ma mi riferisco anche a degli amici come Bersani, che io stimo moltissimo, però ormai purtroppo il treno è passato e non l'ha preso. Poi chi c'è? Fassino, insomma, D'Alema, tutta gente che secondo me è improponibile, ma non perché siano antipatici a me, perché sono oggettivamente improponibili. Quindi hanno cacciato Renzi per mettere Gentiloni, pensa che affare che hanno fatto. Sì, lo scopriremo presto che affare è stato. Senti, a proposito di vecchi, con tutto rispetto, di vecchi, ma Berlusconi mo che sta facendo? Si riprende Parisi? Ma io non so cosa stia facendo Berlusconi, secondo me ha perso un po' di lucidità. Non che sia rimbambito, perché no, sai, quando uno diventa vecchio dico, ah, questo può essere incoglione. La lucidità si perde anche a 20 anni, te lo assicuro. Lui ha avuto anche delle traversie notevoli, no? Ha avuto anche le condanne, è stato attaccato qualche volta giustamente, qualche volta ingiustamente, però adesso ha 80 anni. C'ha ancora un po' di cerchio magico lì, c'ha tutte queste donnine che gli girano, gli dicono stai tranquillo, perché ormai il suo partito, che molti ancora votano, però non sono più del 10-12%, col 10-12% come fai a governare il paese? Devi metterti d'accordo con Renzi, giusto? Se col metodo proporzionale, se ti metti d'accordo con Renzi, comunque non hai i numeri per governare, perché Renzi ha il 28-30%, Berlusconi ha il 10-12%, se fai la somma si arriva al 42%, ma per governare ci vuole il 52-53%. Ok, allora Berlusconi dice, ma io mi prendo Salvini, ma Salvini non è un soprammobile, perché deve venire a fare il tuo socio quando ha già fatto il tuo socio e ha... E si è un po', diciamo, sputtanato. Per quale motivo la Meloni, che ha un 5%, poi non è che abbia chissà che cosa, deve mettersi in società con Berlusconi per governare con Renzi? Ma scusa, sono degli scenari improponibili. Ecco perché io penso che anche quando andremo a votare, dopo il voto sarà un casino ancora peggiore di quello sì. Che c'è oggi. Senti, Grillo. Beh, Grillo ha fatto una bella figura. Si è confermato un comico irresistibile, perché ne ha combinata una notevole. Però la cosa che mi sorprende è che ci riferiamo 5 Stelle, a sta roba dell'Europa. Dell'Europa, sì. Che voleva andare di qua, poi andare di là. C'era una questione di soldi, un po' difficile da spiegare in sede come questa. Però la cosa sorprendente è che Grillo e il suo movimento 5 Stelle, anche se fa una puttanata al giorno, hai notato che non perde voti. È vero. Nei sondaggi perde l'1%, il 2%, dopo 2 settimane li recupera. Quindi non so chi siano e che cosa abbiano in testa gli elettori. C'è che movimento. Gli va di culo, almeno stando i sondaggi. Come anche sta roba non me lo spiego. Degli avvisi di garanzia, che prima erano un'onta terribile, e sì, ricordiamo che quando certo. Ti arriva un avviso di garanzia non sei per niente colpevole. Però garanzia, per loro, si chiama avviso di garanzia. Però per loro sì. Per loro era. Adesso non lo è più, non è più. Quindi contraddizione. Poi vanno in Europa e cercano di mettersi con i centristi di Monti, tanto per essere... Quelli che sono a favore dell'euro e dell'Europa. E lui che ha sempre preso, non si capisce più niente. La posizione di Grillo, del Movimento 5 Stelle, è incomprensibile. Però si vede che all'elettore non importa niente di tutto ciò e continua ad avere simpatia per Grillo e per il Movimento 5 Stelle, per cui dobbiamo prenderne atto. Però secondo te questo avviene perché gli italiani sono coglioni o perché gli altri sono coglioni, quindi non c'è di meglio che Grillo che con un suo bel punto di domanda, perché non si capisce dove va? Io non penso che gli italiani siano coglioni, ma fanno molta fatica a capire la politica oggi, perché le ideologie sono scomparse. E guarda caso sono state uccise anche le idee, ormai si procede così alla carlona e non ha più fiducia l'italiano in genere nei partiti tradizionali, per cui ce n'è uno che non è tradizionale come il Movimento 5 Stelle e magari anche malvolentieri si rivolge a questo. Intanto Roma continua a sprofondare.
Roma è ingovernabile. Se la toglieranno dalle palle sta Raggi? Sì, ma se anche tolgono la Raggi e ne mettono un altro, di qualsiasi partito, è lo stesso, perché Roma mi risulta avere 13 miliardi di buco, sembra il Monte dei Paschi. Attenzione, quello dichiarato, che poi si va a vedere le carte. Bravo, quello dichiarato. 13 miliardi sono un buco che assomiglia molto a quello del Monte dei Paschi di Siena. Ma chi ce li mette questi soldi? E se tu non hai soldi in tasca, ma hai dei debiti ai quali devi far fronte, come fai a governare una città complicata come Roma, che sarebbe bisognosa di 1000 interventi onerosi? Poi questa Raggi qui, secondo me, non so se sia lucidissima, pur avendo un deficit mostruoso. Non possiamo dire quello che pensiamo, perché siccome è una donna non si può. Va di moda rispettare. No. Se no siamo sessisti. Esatto, esatto. Poi chiedono di un uomo diremo che è un mezzo scemo. Sì. Di una donna non lo possiamo dire. Attenzione. Di un uomo possiamo dire che è tutto. Di una donna possiamo. Non possiamo, se no sembriamo sessisti. Però io penso che la poveretta, che si è messa ad assumere anche dei dipendenti. Ma scusa, sei piena di debiti, devi restituire soldi a tutti e anziché risparmiare assumi gente. Già anche da questo, secondo me, la signora ha rivelato di essere, diciamo, non all'altezza del compito che le è stato assegnato dagli elettori. Eppure l'hanno stravotata i romani, per disperazione credo, non perché avessero fiducia in questa signora che nessuno conosceva. Adesso ovviamente si pentiranno. Senti, parliamo di cose più amene. Hai visto, adesso lo stiamo facendo rivedere, quel video dei due italiani che in Thailandia, due altoatesini che in Thailandia hanno strappato la bandiera, lì siccome la bandiera è una cosa sacra gli hanno fatto un culo così, costretti a chiedere scusa, rischiavano 2 anni di carcere, oggi li hanno espulsi. Sono stati molto generosi nei loro confronti, perché le leggi non si possono, diciamo, superare chiedendo scusa, le leggi andrebbero rispettate. Questi due, io non vorrei insultarli perché sennò pigliamo le querele, ma possiamo dire che sono almeno un po' stupidi, perché tu vai in un paese straniero e la prima cosa che fai, a parte che ti ubriachi, che non è bellissimo. Manca anche la parte in cui probabilmente perché sono anche noi beviamo, sì, però non è che ci sbronziamo. Io non vado a spaccare bandiere, fioriere. E questi si mettono a fare i cretini con le bandiere, ma insomma ragazzi, avete trovato dei giudici troppo gentili, è un paese veramente tenero nei vostri confronti. Mi auguro che nessuno cerchi di emulare questi due fessacchiotti. No, adesso sappiamo che in Thailandia, ma anche in tanti altri paesi, la bandiera è una roba sacra. Qui bruciano. Qui, bravo, questo. Loro gliel'hanno detto, chiedendo scusa, ha detto al nostro paese, tanto la bandiera. Chi se ne frega. Cioè, qui ogni tanto bruciano le bandiere di Israele, quelle degli Stati Uniti. A parte cani e porci vengono qui a sfregiare i monumenti. Sì, strappano i crocifissi. Lì per 2 pezzi di plastica e una fioriera gli hanno fatto un culo così, figura di merda. Internazionale. Terribile, sì. Mi dispiace che sia successo questo fatto. E non dico che mi dispiace che a questi due ragazzi non sia stato fatto niente, però una lezioncina l'avrebbero meritata. Sì, un attimino di tira e molla. Sì, almeno 15 giorni di galera gli avrebbero fatto bene alla salute mentale. Senti, la disoccupazione torna a salire, fallimento del Job Act. Sì, fallimento, insomma, diciamo che questi sono i titoli che vanno per la maggiore. La disoccupazione c'è, molta gente non lavora perché non ha voglia di lavorare, questo dobbiamo anche dirlo. Molta gente ha anche smesso di cercare un lavoro perché se non trova proprio quello che gli piace rinuncia. Dopodiché comunque la crisi economica ha prodotto una diminuzione dei posti di lavoro. Questo non c'è dubbio, però ogni giorno arrivano. Gli artigiani a noi ci mandano dei comunicati in cui dicono abbiamo bisogno, solo a Milano per esempio, di 150 falegnami, 300 idraulici e nessuno si presenta. Se tu vai in un panificio non c'è un italiano che faccia il panificatore, ma sono tutti egiziani che poi percepiscono anche 2.000-2.500 euro al mese, ma siccome si tratta di lavorare di notte e anche al sabato, i nostri non lo fanno. Allora è vero che gli italiani, avendo raggiunto un certo benessere, adesso certi lavori non li vogliono più fare, ma se tu sei a casa
a non fare niente, dipendi dai genitori e dai nonni, io credo che con un po' di dignità dovresti cercarti. Bella parola, ce la siamo dimenticata tutti, un lavoro, perché dignità. Anche noi da ragazzi, io sono vecchietto, cioè non c'erano tutti questi posti di lavoro che se adesso dicono ci fossero, non c'erano, e ci adattavamo a fare tutti i lavori che ci potevano aiutare a tirare su 4 lire, dopodiché pian piano abbiamo trovato delle altre occupazioni più importanti, eccetera, ma non tutti, peraltro molti hanno continuato a fare dei lavori umili, che poi cosa c'è di umile nel lavoro? Non c'è niente. No, assolutamente. Quindi certo, la disoccupazione è una piaga, però adesso noi abbiamo i laureati dei 3 anni, no? Forse ne abbiamo già parlato in queste trasmissioni. Sì. Cioè, però non puoi pensare, perché hai lo straccio di una laurea triennale, di ottenere una scrivania e uno stipendio favoloso. Devi metterti a imparare a fare un lavoro, perché puoi avere tutte le lauree di questa terra, ma se non sai fare un lavoro non trovi un lavoro. Anche perché questo governo insegna che la laurea non è così importante. No, no, ci sono più laureati al McDonald's che scusa, questo governo. Abbiamo addirittura il ministro dell'istruzione è delle parti tue, è delle parti mie, provincia di Bergamo. Questa Fedeli? Sì. Non lo sapevo, ma sì. Mi dai una notizia. Ma dov'è quel posto dove si era dimesso il sindaco perché non aveva la laurea, dalle parti tue? Giuro che non mi ricordo. Vabbè, sta dalle parti tue. Però non è che sia obbligatorio avere la laurea. Non so però, se è di Treviglio. Però non è neanche obbligatorio denunciare una finta laurea se non ce l'hai. È dalle parti tue. O ce l'hai o non ce l'hai. Questa ce l'avete voi bergamaschi. Adesso controllerò. Sì, siamo fidati. Mi avvilisce molto questa notizia. Fidati. Perché i bergamaschi di solito sono abbastanza. Lo so, però ce l'avete voi in carico. L'abbiamo in gobba noi. Senti, un'ultima cosa. Stiamo vedendo quelle immagini della gente buttata per terra a Nola, all'ospedale, sì, no? Sì. Un'idea che ti sei fatto? Mi tu. Sono fatto l'idea che questi medici che si buttano per terra per salvare dei poveracci che non hanno neanche una lettiga siano degli eroi, andrebbero premiati. Altro che quello che, altro dice. Che quello che si dice di loro. Perché non è colpa dei medici se gli ospedali non hanno i letti, non è colpa dei medici se non ci sono le lettighe, se non ci sono quei luoghi dove poter fare degli interventi salvifici nei confronti di chi sta male. Questi qui volevano defibrillare. E quindi dove potevano farlo che non c'era un letto? L'hanno fatto per terra. Si sono i medici stessi buttati per terra. Sono degli eroi questi medici, non dei mascalzoni. Mascalzoni sono quelli che conciano gli ospedali in questa maniera. Però ci sono delle attenuanti, perché in questo periodo, tra le meningiti finte o autentiche, l'influenza che ha falcidiato migliaia di persone, se tu oggi vai anche qui a Milano in un qualsiasi pronto soccorso trovi una situazione non simile certo a quella di Nola, ma quasi, perché quando anziché ospitare 100 persone al pronto soccorso ne devi ospitare 300, si crea casino. Quindi è inutile sempre polemizzare, e poi polemizzare con i medici fanno il loro lavoro, e se si adattano a farlo per terra li devi solo premiare. Io gli darei una medaglia d'oro a questi medici, altro che insultarli. Calcio in culo che ma è una cosa orribile. Senti, non abbiamo parlato degli islamici, ma recuperiamo la prossima volta. Sugli islamici abbiamo sempre qualcosa da dire. Alla prossima, direttore.